adesso doveva partire un video con alcune testimonianze raccolte in passato. Invece il presidente Corcio giustamente mi suggerisce: abbiamo una testimonianza dal vivo e la ascoltiamo. Prego. Prego. Qui al mio parente, dottor Corcio, il nonno, e mia madre, le fratelli e sorelle. Ah, io sono Mario Muscatiero, mobiliere. Ok, prego. E che fa? 94 anni, No, 93. Ho tante da dire che vi dico solo due cose. Quelle più principali. Quelle 22 luglio, che mi sono salvato, che stavo in una bottega, che sapete, e mi sono scappato per i tre anni. Dall'epitaffio in via Manzoni ai tre archi avrò trovato, senza esagerare, 50 morti per terra, mitragliati. E quello è stato un bombardamento di rappresaglia degli americani e pure degli inglesi. E mi sono salvato dei mitragliamenti gettandomi dietro al monumento dell'epitaffio. Questo è il primo, che ho tre minuti. Secondo, mi sono salvato con l'aiuto di Gesù Cristo e siamo rimasti imbottigliati. Bombardamento del 22 mi sono salvato. Al 19 d'agosto, per una fatalità che è molto lunga a spiegare, ci siamo trovati a Foggia. Io abitavo vicino alla chiesa di San Tommaso, il prete ci ha fatto mettere nelle catacombe e siamo rimasti sepolti fino alle 3:30 che ci hanno venuto a liberare i pompieri. Che dobbiamo pregare a Gesù Cristo, che no, Signore sopra un balcone ha visto tutta questa gente che si scappava dalla chiesa, hanno avvisato le squadre di soccorso che stavano là. Il prefetto ha messo le squadre di soccorso, ma chi stava sotto i macerie e tutto acquistato. E tre e mezzo tutto strafacciato. Io, mia madre, è nata fratello mio, mia madre tutta spaccata la faccia e via di sé. Dopo gli chiamano a mandarmi giù. L'ultimo vi dico, mi sono salvato da un rastrellamento dei tedeschi fatto per il 10-11 settembre 43. Là si avevano arrestato a Mussolini, dovevano scomparire tutte le caserme dei carabinieri, hanno ammazzato e ci hanno, noi eravamo spogliati a San Marco e ci hanno affillato tutti vicino al muro. Chi si muoveva? La fortuna è voluta, è chiude, che i bambini stavano dietro e gli adulti avanti. Dietro a noi stavano delle finestre. Allora che hanno fatto? I bambini hanno fatto scappare tutto dalle finestre e almeno ci siamo salvati per la campana. Non vi voglio dilungare perché io sulla memoria sto rifugio, vi potrei raccontare la storia dal 35 a oggi, vi la potrei dire giorno per giorno. Noi la prenotiamo! Noi la prenotiamo. Grazie, per una bella giornata in biblioteca. Sì, io ho fatto un po' ritardo perché adesso sono subordinato agli altri. Simpaticissimo. Grazie, Mario. E purtroppo di tanti anni.